Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Allora, oggi è martedì 24 e niente, come avete visto, sono da Epicasa, sono appena uscita. Ho preso le cose che vi ho detto nello scorso vlog, cioè tutte le decorazioni che mi mancavano. Ho fatto una commissione anche per la mia mamma che gli serviva una bilancia per la cucina. Poi ho comprato dei taglieri, insomma, vi farò vedere bene tutto quanto a casa perché stasera dovrò ultimare un po' le decorazioni che riguardano più che altro l'albero di Natale. E poi ho preso l'occorrente, come vi ho detto nella scorsa volta, del presepe. E quindi niente, credo di aver finito anche per quest'anno le decorazioni natalizie. L'unica cosa che devo fare è metterle e farmi venire la voglia di metterle soprattutto. Allora, è già tardissimo, sono le 11:20. Ho iniziato questo vlog perché mi sta piacendo troppo prendere, insomma, il cellulare, la fotocamera in mano. Oh, mi stava cadendo infatti il cellulare. Registrare questo periodo comunque natalizio che nonostante il periodo che stiamo passando è comunque un periodo gioioso che a me personalmente piace tantissimo. Inoltre, abbiamo fatto già degli acquisti su Amazon per quanto riguarda i regali di Adele Asia. E quest'anno diciamo che ci siamo un po' allargati per quanto riguarda quello che desideravano, però era dall'anno scorso che gliele volevo comprare. È arrivato solo un pacco che riguarda praticamente una casa delle bambole e vi lascerò i link qua nell'info box per quanto riguarda questi regali. È una casa delle bambole della marca che è anche abbastanza famosa perché fa dei giochi molto molto resistenti e si chiama Kids Craft, una cosa del genere. E ad Asia voleva la cucina, insomma, con vari accorgimenti. Un giorno mi sono messa su Amazon facendo finta di guardare delle cose. Loro, naturalmente, quando vedono dei giochi si fiondano e tra virgolette glieli ho fatti scegliere. Quindi è una casa delle bambole, bella grande, bella alta, e poi una cucina che addirittura è ad angolo e ha il frigo, la lavatrice e tutto. E dovrebbe arrivare tutto in questi giorni. Poi Adele aveva rotto il tablet. Avevo, come vi avevo detto nello scorso vlog, in vari vlog fa, avevo tentato con Amazon appunto di comprare un tablet a rate, però avevo fatto un ordine e il tablet che avevo scelto non era mai arrivato e infatti me l'avevano scalato dal conto. E adesso ho riprovato a comprarlo, non lo stesso, è uno della Lenovo, mi sa, una cosa del genere, o avevo comprato l'altro, non mi ricordo più. Comunque, deve arrivare tutta questa settimana. Io con Amazon bene o male mi trovo sempre bene. Poi questa cucina è la casetta della Kids Craft, che vi ripeto, andate a vederle nell'info box perché sono bellissime. Qua nella mia città non le avrei mai trovate, quindi niente. Allora ragazzi, io vado a casa di mamma, gli porto la sua spesa e poi torno a casa perché ho Christian che non sta molto bene. È a letto praticamente perché lui purtroppo soffre di un brutto problema che si chiama labirintite e una volta all'anno gli viene. Ed è sempre bene o male tra agosto e fine anno, tra metà anno e dicembre praticamente. Ed era a casa che non stava assolutamente bene. E niente, ragazze, seguitemi anche in questo vlog. Salve signora. Salve. Sei appesa? Sì, è appesa. Sì. No, vabbè, questo è l'incubo. L'incubo terribile. La libreria. L'incubo pieno di roba.
La libreria! Sei solo al terzo riquadro, di la verità da quando sono andata. Ma ti sto scherzando, perché in ogni quadrato non sai cosa trovi, capito? No, no, vabbè, ci sono una marea di libri che mamma. Sono belli per carità, eh. Sì, sì, legge mamma. Oh, a leggere già legge. Poi appena arriverai in questo punto, sarà il punto che ti dirà quella è roba che si deve prendere, Gabriele. Me l'ha già detto. Qua? Vabbè, quando mi arriva l'armadio a casa. Allora, dai, magari me la prendo. Ma no, mi hai detto la roba tua? Sì, 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 lo dice da 8 anni esattamente. E ha ragione. Allora, ragazze, sono appena tornata e vi faccio vedere al volo cosa ho preso da Epicasa per quanto riguarda le decorazioni natalizie, perché questa è tutta una spesa comunque natalizia. Allora, ho comprato un po' di decorazioni. Io questi qua non mi ricordo come si chiamano. Immaginatevi che prima di accendere la clip, cioè prima di registrare la clip, me li stavo fissando e non mi viene il nome, quindi questi cosi lunghi dell'albero di Natale, che ci mancava il colore argentato perché il nostro albero è blu e argento, cioè tanto blu ma poco argento, quindi li ho comprati argentati, ne ho comprato 1, 2, 3, 4 comunque dovrebbero essere. Poi occorrente per quanto riguarda il presepe, ho comprato 2 sacchetti di muschio. Qua dietro, come potete vedere, ho comprato queste palline, sempre argentate perché di blu ce ne sono tante già attaccate all'albero. E venivano 4,99 euro questo pacco e questo lo stesso 3,99 euro o 4,99 euro. Poi ho comprato le luci per l'albero di Natale e ho comprato queste qua che sono dorate e queste invece sono quelle di vari colori. Poi, naturalmente, non mi potevo stare ferma, nel senso, come le ho viste le ho prese, ho comprato queste 2 tazzine da caffè totalmente in stile natalizio, Christmas Holiday c'è scritto qua e poi uguale identica però in questa c'è scritto Merry Christmas e venivano sempre intorno a 1 euro, 2 euro, non mi ricordo. Poi per quanto riguarda le attività che faremo con le bambine nei prossimi giorni anche insieme ad Aurora, ho comprato una spatola per dolci perché non ne ho neanche una e ormai, cioè ormai, serve per la maggior parte delle cose, quindi l'ho voluta comprare. Dopodiché c'erano lì nella prima corsia e appena li ho viste mi sono fiondata sopra le formine tipiche natalizie. Come potete vedere c'è l'omino, la casetta, la stella di Natale, insomma ci sono un po' tutte e venivano veramente poco, tipo sui 4 euro queste formine, così con le bambine una sera ci mettiamo a fare i biscotti natalizi. Poi non c'entra niente per quanto riguarda il Natale, però ero alla disperata ricerca di questi taglieri flessibili perché secondo me rispetto a quello di legno che ho io o quello di plastica rigida sono molto più maneggevoli per quanto riguarda il tagliare le cose per poi metterle in padella o comunque in pentola e poi sono anche molto più facili secondo me da pulire. Stavo cercando una versione che continuo a vedere in altri video, la verità più che altro nei video americani, ma penso che sia un articolo che IKEA ne è provvisto, quindi andrò a sbirciare nel sito, ma nel caso fatemi sapere voi nei commenti. È praticamente un tagliere di legno in cui si possono incastrare questi taglieri flessibili e infatti si va a lavare solo la parte in plastica e la parte di legno, tra virgolette, no, no, a meno che non si sporca. Quindi fatemi sapere nei commenti dove lo posso trovare quel tagliere, però adesso mi accontento di questi qua che venivano anche una fesseria. Dopodiché passione gnomi, che la verità, aspettate che mi giro perché non si vedono bene perché sono in penombra e sto girando col cellulare. C'erano dei cesti pieni di gnomi di tutti i tipi, ma li avevo visti anche da MD l'altra volta, però ho preso questi qua perché erano in offerta a 3,99 euro e secondo me ad Adele ed Asia piacciono tantissimo. Devo vedere però dove ho intenzione di metterli. Poi, altro occorrente del presepe, 2 fogli per quanto riguarda il cielo e 2 fogli per quanto riguarda la parte dove metterò comunque il muschio, quindi la terra. Questa è la mia spesa, ragazze. Adesso vado a vedere il marito come sta, che è di là sdraiato, che non sta
come vi dicevo, tanto bene e ci aggiorniamo in serata, vedrò se metterle stasera o se decorazioni o comunque domani. Mi stavo dimenticando, ragazze, da Epicasa c'era in offerta questo fustino Dash detersivo in polvere a 15 euro, che non so neanche, dato che io non lo compro mai quello in polvere, ma mai mai mai, forse questa è la prima volta, se è un prezzo buono, però mi ha incuriosito tantissimo quando è l'altro ieri ho visto un video di Nicole, che saluto tantissimo, Nicole Gimondo, e niente, l'aveva comprato il fustino dicendo che comunque il profumo che dà il detersivo in polvere non lo dà quello liquido, quindi siccome non l'ho mai provato l'ho visto in offerta e niente, seguirò comunque il suo consiglio e vedrò se mi troverò bene. Ragazze, scusate se c'è un po' di buio, io sto andando a prendere Asia, la porterò a casa, poi uscirò e andrò a prendere Adele, tanto c'è Christian a casa che sta un pochettino meglio perché il medico le ha prescritto dei medicinali e quindi le vertigini li stanno un po' sparendo, però porca miseria ragazze, scusate la parola, quando li viene male. Comunque adesso vado a prendere Asietta, ho portato dietro gli ombrelli perché naturalmente quando io ho intenzione di stendere fuori, vabbè che c'ho l'asciugatrice, però c'ho l'abitudine comunque anche di stendere fuori quando ci sono belle giornate, mi ho fatto un bel carico di capi bianchi e fuori ci sono i nuvoloni e vabbè, useremo l'asciugatrice e dopo ho utilizzato il Dash e quello in polvere, quindi vi darò un mio parere spassionato se la roba profuma di più, quindi a dopo. Asia, vado a prendere Adele io, va bene? Come no? E cosa devo fare? Vieni qui, papà va a prendere Adele e io sono qui con te. Ma papà sta un po' maluccio. Devo andare io, ma. Papà sta male. Eh sì, ci aveva tanto capogiro. Ora non lo ha più. Quindi può andare lui? Sì. Con te non ci vuole rimanere, eh? Della mamma, a me che se li fai così ti vomita addosso. Va bene, vado a prendere Adele, a dopo. Ma io voglio a te. Oh, yeah. Ciao amore mio, che è successo a questa borsa? Com'è andata? Tutto bene? Sì. Sì. Scusate la sconvoltura, tra poco entro in doccia dopo che ho aperto il tablet di Adele. Allora vi ho fatto vedere adesso questo prodotto che sto andando a inserire in asciugatrice.
praticamente questo è un profumatore per armadi e cassetti blu mare. Ragazze, voi sapete che per quanto riguarda l'ammorbidente, questa è la mia profumazione assolutamente preferita. Quando posso faccio la scorta dell'ammorbidente, però partendo dal presupposto che chi asciuga in asciugatrice non dovrebbe di regola utilizzare ammorbidente, perché l'ammorbidente crea un filtro sui tessuti che ne ritardano l'asciugatura. Quindi io mi sto trovando benissimo con questo prodotto. Ragazze, quando io l'ho portato dentro il bagno, perché ho dei cestini per i prodotti della lavatrice e dell'asciugatrice qua sopra, vedete che è chiuso, era così. Io adesso lo sto aprendo per inserirlo in asciugatrice. Dura 8 cicli di asciugatura, quindi non lo dovete andare a buttare nel momento in cui lo utilizzate. E quando l'ho portato in bagno, le volte che entravo in bagno sentivo l'odore nonostante che il prodotto è chiuso. Quindi ragazze, cioè, è qualcosa di fenomenale. Io adoro il Mon Amour Blu, blu mare appunto si chiama, e questi sacchetti profumano in una maniera incredibile senza creare appunto quel filtro sui tessuti che ne ritarda l'asciugatura. Quindi ve lo straconsiglio, se lo trovate assolutamente acquistatelo, e poi lo potete utilizzare anche per i cassetti e per gli armadi. Insomma ragazze, se aprite l'armadio e c'è questo profumo, insomma, vi viene già il buon umore, quindi vi conviene comprarlo. Ora io lo metto dentro. Per quanto riguarda il lavaggio col dash in polvere, non lo so, non vi so dare ancora un giudizio, perché non ho sentito profumo del dash. Forse l'ho utilizzato male, non lo so. Sta di fatto però che il fustino me l'ho comprato, quindi io non è che vado a sprecare i prodotti, e lo andrò a utilizzare e continuerò a testarlo. Fatemi sapere voi nei commenti come utilizzate il detersivo in polvere, se lo utilizzate solo per i capi bianchi, perché il dash di regola c'è scritto anche per colorati, però non so se è indicato solo per i bianchi. In internet mi sa di aver letto che è più indicato per rendere il bianco più vivo. Quindi metto questo in asciugatrice e vado ad aprire il tablet di Adele. Speriamo che sia tutto intatto. Tutto intatto, perché io con gli acquisti Amazon, soprattutto elettronici, ho sempre un po' di paura. Allora ragazze, abbiamo approfittato praticamente del Black Friday, che è praticamente già partito con le offerte su Amazon, e ho comprato questo Tab M10 FHD Plus della Lenovo. Praticamente veniva sui 200 euro, ma vi lascerò il link nell'info box, ed è un tablet veramente buono, soprattutto le RAM, perché ne ha 4 giga, una cosa che nei tablet è molto rara, perché ti sparano prezzi allucinanti nei tablet e magari c'è solo 1 giga. Cosa vuol dire le RAM? Le RAM, per farvela breve, vanno a influire sulla velocità del tablet e su tutte le funzioni, diciamo. Quindi più sono alte, più il tablet sarà performante. Questo qua è il tablet, come potete vedere, bello grande. Devo dire che anche per quanto riguarda i megapixel delle fotocamere, quella frontale e quella di davanti, va benissimo. Però la cosa che vi dicevo mi interessava di più è che fosse un tablet veloce e non lentissimo come l'ultimo che aveva Adele, che era un clampad che aveva solo 1 GB di RAM, e quindi quando li andavi a scaricare i giochi assolutamente era lentissimo. Ragazze, per quanto riguarda questi acquisti, io vi lascio
tutti i link sotto, anche per visionare la cucina, che non posso parlare, è la casetta delle bambole, che sono a casa di mamma. Non voglio che le vedano assolutamente, perché sennò poi la magia del Natale va a farsi benedire, se poi sanno che Babbo Natale è Amazon e soprattutto mamma e papà. Quindi sono regali che sono rimasti a casa di mamma, che poi andrò a ritirare. Là dietro vedete che ci sono le decorazioni. E niente ragazze, io chiudo il vlog qua. È stato un vlog mini e adesso mi devo solo mettere a stirare e poi preparo la cena e andiamo a nanna, perché domani mattina voglio iniziare un altro vlog, però che riguarda pulizie di casa. Semplicemente vi voglio dare un po' di motivazione e poi andrò a finire di decorare casa per il Natale. Quindi ragazze, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, mi raccomando visualizzate il link qua nell'info box per quanto riguarda questi acquisti fatti in Amazon con il Black Friday. Approfittatene, perché anche la casetta e la cucina erano in sconto per quanto riguarda questo periodo. Quindi se volete anticipare un po' i regali di Natale, che poi a dicembre Amazon entra assolutamente in pallone per quanto riguarda le consegne, approfittatene adesso. Seguitemi nelle due pagine Instagram, una che riguarda il canale YouTube Gabri's Home e l'altra riguarda il canale Gabri's Health, che riguarda il mio programma di gestione e perdita del peso, per chi fosse interessato. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!